Pozzo, la bionda ricciolona tizianesca, abbiamo tutto qui. Io lavoro spesso con questo concetto. Per esempio, una delle ultime serie grossa che ho fatto, che alla fine Sgarbi ha portato alla Biennale e da altre parti, che si intitola Commedia in Zero, era proprio teatralissima. C'erano composizioni un po' macellaie, un po' Caravaggio, un po' macelleria, un po' Bacon, un po' per farti capire l'atmosfera, diciamo. Poi la pittura è la mia, è abbastanza originale, nel senso che, però, come per farti capire l'atmosfera, e lì è tutto teatro, perché anzi ci sono proprio delle quinte, e lì l'avevo, mi viene da dire, girato, però avevo preso tutte le location dove poi ci ho ricomposto i personaggi. Erano tutti proprio archeologia industriale, giusto dei lì, dei dintorni del Pigneto e poco oltre. Quell'industria artigianale, che ne so, vernici, sai queste cose qua? Io faccio una scommessa, sempre, ho fatto con me stesso ogni volta, bisogna sempre mantenersi al di qua, secondo me. Questa è la mia, poi non è una legge, ognuno fa quello che vuole. Però personalmente cerco sempre di mantenermi al di qua. Non arrivare, cioè arrivare sull'orlo, ma farle rimanere sempre persona, perché già poi invece negli occhi di chi guarda c'è la tendenza a sublimare, no? E quindi anche per una reazione, molto spesso un sacco di gente quando vede i miei quadri ha un effetto di quasi di repulsione, come quando capita molto spesso quando sei davanti a una persona vera, no? Che c'è un po' di quella timidezza, quella cosa che ti fa tenere a distanza, anche se magari ti piace, però c'è sempre quell'approccio di rispetto, no? E lo stesso ho sempre visto che fa soprattutto la pittura, perché il disegno è già più, diciamo, sintetico di per sé. La pittura. Allora già la persona che guarda, che è quello che poi alla fine finisce il quadro, lo spettatore, l'osservatore è quello che finisce l'opera d'arte, e è lui stesso che li fa diventare personaggi. Quindi io tendo sempre a tenermi un passo indietro in modo che possa finirlo, e infatti si vede le accuse che molto spesso mi fanno, che sono troppo veri. Realismo, questo nel mio disegno e nella pittura, perché è tutto inventato, dalle prospettive a un sacco di particolari che io mi reinvento, perché poi mi baso su una foto, ma poi a un certo punto la foto per forza la devi abbandonare, perché altrimenti fai un ricalco di un'immagine che già. Spero sempre, quando prendo gli scatti fotografici, di fare una brutta foto, perché se hai la sfiga di fare una bella foto, hai fatto una bella foto e sei fottuto, perché è una bella immagine di me. Quindi c'è un sacco di elementi per cui ci rimetti le mani. Di iperrealismo, un senso artistico, come, per cosa si intende, non c'è niente. Spesso il piedistallo l'ho usato proprio come una propria metafora, proprio la più pacchiana e banale, proprio per questa sorta, appunto, come dicevi te già, il fatto di fare un po' degli emblemi delle statue decadenti, no? E quando decade la statua, l'effigie, quando si umanizza, no? Perché dell'antichità l'uomo ha cominciato a fare statue dei potenti? Perché la statua è disumana, quindi si avvicina alla è la raffigurazione del divino, no?
quando ritorna carne, prof, allora era carino il contrasto della statua di carne, però, perché vuol dire che si sta decomponendo. Sono, sai, questi posti evocativi, no? Di vite, di presenze, di cose che adesso sono in stand-by, no? Ah, io ci vedo anche invece poi la vita vissuta, perché tutte quelle robe là che sembrano scenografiche, l'hanno portata loro, la cosa dello spirito aperto, con le tazze dentro, capito? Il ramaiolo e la cosa per lucidarsi le scarpe, cioè gli oggetti. Cioè io ci vedo anche invece la parte appena, che ne so, la pestilenza Eh che sì, fa il evacuare tutti, no? sanatorio. Il terremoto che fa scappare tutti e rimane la situazione domestica come è stata lasciata. Queste erano disegni che fanno parte di un fregio che ho proiettato sulla Rapacis a Roma, completamente fuori legge. Era un fregio che si intitolava L'Apoteosi dei Corrotti. Questa è la polizia della bellezza, per esempio, vedi? È tutor venustatis, il poliziotto che controlla la veridicità della bellezza che si vuole, televisiva, epocale, no? Infatti questa è completamente fuori legge, è scritto da arrestare subito, capito? Perché questa ricerca di queste modelle o di questi modelli che vivono questa dimensione col loro corpo in maniera così Guarda, io da questo punto di estrema? vista non ho nessuna ricerca. A me molto spesso, per fortuna, quasi sempre mi si presentano, mi si propongono persone comuni. Molto rari sono modelli di professione. E per il resto, io credo che se tu mettessi delle foto realistiche, cioè delle foto, delle polaroid prese casualmente a chiunque di questi, già avresti lo stesso effetto dal punto di vista estetico. I corpi sono molto. La carnalità è chiaro che è la cosa che più noi notiamo, no? E quindi è anche vero che è la cosa che più ancora ci impatta, perché poi insomma viviamo di quello, ci riproduciamo per quello, perché siamo attratti, quindi. È chiaro che sta tutto lì. Cioè, se si svela tutto, finisce il mistero e abbiamo paura di non avere più voglia di continuare e perpetrare la specie, capito? E siamo impauriti. L'essere umano è divertente perché ha molta paura. È uno degli animali, forse l'animale più divertente perché ha paura. Perché è l'unico che sa che deve morire, tra l'altro. Che ha la consapevolezza che deve morire, gli altri ne frega un cazzo. Ah, beh, io non sono amante della parola, anche se molto spesso mi hanno detto che scrivo bene, però è stato abbastanza difficile perché io sono convinto che ogni artista deve essere un minimo presuntuoso. La mia presunzione sarebbe quella di non aver bisogno di. Cioè, se io dipingo, volevo disegno, perché cazzo mi vuoi fare spiegare quello che ho dipinto o disegno? L'essenza è questa, poi le parole ce le metti te, o le pensi o le scrivi, però io il rischio era sempre quello, o di didascalizzare quello che già vedi, oppure di metterci dei commenti facilotti, banali. Quindi il mio disegno stesso mi ha costretto in qualche modo, sempre, a cercare una. Perlomeno un'originalità di espressione, un linguaggio che fosse adeguato anche, capito? Altrimenti tu c'hai l'effetto flop, no? Magari tu sei attirato dall'immagine, poi tu vai a leggere cosa racconta e resti deluso. E questo è molto frequente. Facile, sì. Il disegno mi sorge quasi spontaneo, la scrittura è una cosa che. Poi le idee sono un'altra cosa, però le idee non sempre. L'arte ti fa star bene o ti fa star male?
l'arte mi fa stare, né bene né male, perché io sto bene e male come tutti,